Vader. In questo video tutorial vedremo come gestire i file gioco dell'Amiga. Sempre in riferimento al nostro blog www.ogcweb.it su info sugli emulatori gestiti, vediamo che per quanto riguarda l'Amiga l'estensione del ROM gioco deve avere .adf. Questo è l'unico formato che viene riconosciuto da Olga. Quindi sulla cartellina Amiga andremo a copiare i file con estensione .adf. In questo caso abbiamo Defender of the Crown in due dischi, disco 1 e disco 2, e R-Type che invece ha un singolo disco. Perché vengono riconosciuti da Olga i giochi multidisco, come in questo caso Defender, devono essere rinominati in modo corretto. Adesso vediamo come devono essere rinominati. Partiamo dal disco 1. Dopo il nome del gioco, può essere scritto tutto in maiuscolo, tutto in minuscolo o con le iniziali maiuscole come in questo caso qua, alla fine del nome inseriamo un underscore e la scritta disc, in questo caso 1 perché è il primo disco, con la D maiuscola e il resto tutto minuscolo. Il secondo disco dello stesso gioco, dovrà avere ovviamente la prima parte del nome uguale, dopodiché inseriamo la scritta disc sempre con la D maiuscola e il numero 2, che sta a significare che è il secondo disco di questo gioco qua. I giochi singolo floppy, come in questo caso le type, va bene che rimangono .adf, non occorre rinominarli. Una volta fatto questa procedura qua, stacchiamo il driver. Nei giochi Amiga andiamo sulla console OGC3, inseriamo la pendrive, aspettiamo un attimo che venga riconosciuta da Olga, dopodiché andiamo a selezionare la sorgente giochi per quanto riguarda la pendrive appena inserita, che nel nostro caso sarà lo USB 1. Olga ricarica i giochi e ci troviamo senza i due giochi che abbiamo appena inserito. Questo perché c'è un'altra procedura da far fare ad Olga. Si richiama il menu e si sceglie Rigenera giochi Amiga. Il formato .adf non viene riconosciuto direttamente da Olga. Bisogna fare il rigenera giochi Amiga. Si è sicuri? Sì. Adesso è stato molto veloce, ha ricostruito la lista giochi e ci ha presentato i due giochi che avevamo in lista. Uno era Defender of the Crown ed R-Type. Ha fatto di due floppy un unico file di startup, di boot. Ok, facciamo partire il gioco Defender of the Crown. Essendo un gioco che si giocava principalmente con il mouse, ho
ovviamente bisogna usare una tastiera ed un mouse, o una tastiera all in one che abbia il touchpad o un mouse integrato. In questo caso qua, per uscire dall'emulatore Amiga si usa il tasto F12, il quale si accede all'interfaccia dell'emulatore e ci si sposta sul tasto Quit. Si conferma e si esce e si ritorna su Olga.